Oggi il Signore viene a noi come un servo. Oggi il Signore si inginocchia davanti a te, davanti a me, e prende tra le sue mani i nostri piedi. Per farlo si spoglia completamente della sua dignità. Come dice l'inno alla kenosi di San Paolo, non ha ritenuto come un tesoro geloso la sua dignità e il suo essere Dio, ma si è umiliato, si è abbassato, è sceso fino alla fine, per amarti sino alla fine, al telos, al compimento. Il compimento dell'amore di Gesù Cristo incontra il compimento nel fallimento della tua vita. Che cos'è oggi? Ti trovi tra le mani come fallito, come frustrato. Che cos'è oggi che tu non sopporti, che ti schiaccia, che ti addolora? Che cos'è oggi la tua casa, la tua vita, la tua storia? Che cos'è? Dove è andata a finire? Gesù scende sino alla fine delle tue speranze, sino alla fine dei tuoi progetti, sino alla fine del tuo desiderio di amare, sin dove ti hanno portato e condotto i tuoi piedi. Per questo Gesù oggi è inginocchiato di fronte a quei piedi. Guardali, per favore, guardali. Guardali e cerca le ferite, cerca i calli, guarda la sporcizia che si è accumulata su di essi. Guarda, i piedi nella scrittura sono come un eufemismo, molte volte sono usati anche per indicare addirittura la sessualità, l'organo sessuale, eccetera. Nel senso che Gesù arriva fin dentro la tua intimità, fin dove tu sei più sporcato, fin dove tu sei più ferito, fino al tuo cuore, fino a quello che oggi sta infettando tutta la tua esistenza, i tuoi pensieri, i tuoi sguardi, i tuoi desideri, le tue parole, i tuoi gesti. Si è cinto di forza, si è cinto di misericordia, si è cinto con la verità per fare giustizia della menzogna che ti ha spinto, ti ha schiacciato contro questo muro, dentro questo carcere, questa cella di sicurezza, 3 metri per 1.5, dove tu giri, incapace di perdonare, incapace di donarti, incapace di servire, incapace di sottometterti, incapace di rinunciare a te stesso, incapace di amare, perché amare è rinunciare a se stesso. Amare significa desiderare costantemente il bene dell'altro, mettere l'altro davanti a te, lasciarlo libero. Tutto questo per noi è impossibile, perché c'è una menzogna profonda, incistata dentro di noi. Gesù Cristo prende tra le mani quei piedi, prende tra le mani ciò che ti ha condotto, riprende in mano come una riavvolgendo come una matassa tutta la tua storia oggi, e la lava. La lava con il sangue e con l'acqua usciti dal suo fianco squarciato per amore tuo. La forza della divinità, bagnata dalle acque della misericordia, dalle viscere di misericordia che noi troviamo nella Chiesa, nei sacramenti della nostra redenzione, hanno il potere di lavare e purificare ogni istante della tua vita buttato nei peccati, fallito. Il Signore oggi prende con dolcezza tra le sue mani quei piedi, inginocchiato davanti a te, per lenire ogni ferita, per togliere il pus che si è accumulato. Ma non basta, il pus ti fa male, ma tu soffri non soltanto per il pus, soffri perché quel pus è prodotto da un virus malefico. Gesù Cristo si fa pane, si fa vino, cioè la sua carne e il suo sangue si sono donati. È in ginocchio davanti a te perché tu possa accogliere, possa aprire quel tanto, una fessura proprio impercettibile del tuo cuore, perché tu possa accettare che Lui, Dio che ti ha creato, Dio che ti ha fatto a sua immagine e somiglianza, scenda in quell'acquitrino, in quello stagno di acqua che stantia, puzzolente, forse appare tutto tranquillo, appare tutto sereno, appare tutto a posto, e invece sotto c'è il veleno, dentro c'è la morte, c'è la corruzione. Gesù Cristo si tuffa dentro al tuo cuore, tu apri soltanto un pochino, e non rimanere in questa prima reazione di Pietro, che si sente come ferito nell'orgoglio. Benedetta ferita, inferta al tuo orgoglio, Dio, per amarti, deve scendere sotto di te. Dio, per distruggere il tuo orgoglio, deve farsi più piccolo di te. È impossibile, eppure è possibile. Dio, nel suo figlio Gesù Cristo, si fa tuo servo. No, non riusciamo a capire, perché noi oggi non abbiamo i servi. Forse qualcuno ha la colf, la badante, io non so che cosa. Ma un servo non valeva nulla, era un oggetto. Prendi gli occhiali e li metti sugli occhi, prendi un coltello, tagli, poi lo lavi, lo butti là. Peggio. Lo dice il Signore. A quale servo, dopo che ha passato il giorno nel campo, quando torna a casa gli dici, allora mettiti qui a mangiare con me? No, continua a servirmi, continua, servimi, poi forse mangerai. Ebbene, questo l'ultimo di tutta la terra, ti fa questo per te, per stupirti, per scuoterti, per
distruggere, polverizzare tutto l'orgoglio che abbiamo accumulato in questi anni, abbiamo accumulato nella nostra vita, l'orgoglio che ci impedisce di sentirci amati, di sentirci perdonati, di sentirci accolti così come siamo. Guarirai soltanto se conoscerai questo amore. Tuo figlio guarirà soltanto se conoscerà questo amore, se potrà vedere ai suoi piedi Gesù Cristo inginocchiato a mendicare uno spazio nella sua vita. A lui basta pochissimo, un micron, impercettibile, invisibile. E lì, una goccia del suo sangue, un frammento minuscolo del suo corpo, ha il potere di distruggere alla radice ogni male, di smentire la menzogna, di ingoiare la morte e di trasformarti in Lui. La vita di Dio in te si trasforma in Dio. Per questo puoi fare come Lui, puoi vivere come Lui, seguire il suo esempio, cioè essere discepolo, cioè seguire il Signore e Maestro, che tante volte abbiamo rifiutato, che tanto altro non abbiamo riconosciuto, obbedendo alla nostra volontà, obbedendo ai nostri schemi, obbedendo a un Signore falso, a un Maestro di menzogna, che ci ha portati a non servire. Bene, Cristo in te ti trasforma in Lui. E questo è il mistero grande che oggi celebriamo, che è tutto il cuore della Pasqua, il passaggio dalla morte alla vita, il passaggio dalla schiavitù a servire se stessi e a usare tutto per se stessi, alla libertà della terra dove scorre latte e miele, cioè dove scorrono l'amore, la misericordia, il dono. Il tuo matrimonio è salvo oggi. La tua relazione con quell'amico, con quel fratello, è salva oggi. Il tuo ufficio oggi può essere salvato da questo misterioso commercio, come chiamavano l'Eucarestia, il mistero pasquale, i teologi medievali, i padri della Chiesa, questo ammirabile commercio per cui Gesù Cristo va a perdere tutto e tu vai a guadagnare tutto. E questo, il capovolgimento totale. Allora io vi invito a fare questo segno oggi, nelle vostre famiglie, prima di andare in chiesa, radunate i vostri figli, mettetevi prima voi, genitori, a lavare i loro piedi e poi insegnate, dite ai vostri figli di lavarsi i piedi gli uni con gli altri e lavarli a voi, o nel vostro convento, con il parroco, col viceparroco, con il vescovo, con la madre superiore, tra voi con sorelle, la vostra missione, dove sia, perché questo è il segno che Cristo sta venendo alla vostra vita, che tu hai desiderio che Cristo compia questo nella tua vita. Gesù sa che oggi è di nuovo la sua ora, l'ora per passare da questo mondo al Padre, cioè per prenderti per mano e farti passare dal mondo, dalla carne, dalla corruzione, dalla schiavitù al demonio, al Padre, a essere figlio. Quando incontrerà la Maddalena dirà: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va a dire ai miei fratelli, a te e a me, e che salgo al Padre mio e Padre loro. Ecco il compimento della Pasqua, tornare ad essere figli, tornare ad essere figli liberi, che vivono come il Figlio, che vivono nel Figlio, che vivono per il Figlio, e cercano con ansia, come Cristo ha cercato e cerca con ansia te, cercano con ansia il fratello, anche il nemico, dinanzi al quale inginocchiarsi, perché questo è l'uomo libero, questo è l'uomo felice, questo è l'uomo beato, è l'uomo che già vive nel cielo. Oggi si compie questo per noi, fratelli, questa ora meravigliosa della nostra salvezza. Mentre abbiamo ancora nel cuore la menzogna del demonio, il Giuda vive in noi, mentre lo abbiamo e lo stiamo ancora tradendo, lui sa che tutto gli è stato dato nelle mani, tutto è nelle sue mani, la tua vita è nelle sue mani, la tua salvezza è nelle sue mani. C'è un solo modo per salvarti, per venirti a prendere, come il buon pastore alla ricerca della pecora perduta, inginocchiarsi. Accogliamolo con cuore contrito, lasciamo che ci lavi i piedi, lasciamo che ci ami e saremo trasformati e la nostra vita sarà beata.